Ci chiedete di aderire al vostro appello. Da parte mia lo farò e domando ai capi di Stato e di Governo di fare altrettanto. La vostra voce, debole ma forte nella speranza e nel coraggio della giovinezza, possa essere ascoltata il prossimo 10 dicembre alle Nazioni Unite. Papa Francesco sostiene chi lancia l'appello al centro della campagna globale Leaders for Peace presentata dall'Associazione Gondine in udienza privata in Sala Clementina in Vaticano e lo fa invitando i capi di Stato a visitare Gondine e a conoscere di persona quei giovani provenienti da luoghi in conflitto che ogni giorno dialogano con il proprio nemico e si stanno formando per diventare i futuri leader di pace. Servono leader con una nuova mentalità. Non sono leader di pace quei politici che non sanno dialogare e confrontarsi. Un leader che non si sforza di andare incontro al nemico, di sedersi con lui a tavola, come fate voi, non può condurre il proprio popolo verso la pace. Per far questo occorre umiltà, non arroganza. San Francesco vi aiuti a seguire questa strada con coraggio, ascoltando i giovani anche nel recente sinodo in cui erano protagonisti, ho imparato molto da loro. Spero che i vostri leader vengano a Rondine e vedano come i loro giovani preparano la pace. In 150 tra studenti, amici e sostenitori di Gondine hanno preso parte all'incontro con il Santo Padre che ha festeggiato con loro i 20 anni dalla fondazione dell'Associazione Aretina insieme al Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, Monsignor Nunzio Galantino e Monsignor Riccardo Fontana, vescovo di Arezzo, Cortone e Sansepolcro. Un vero e proprio momento di festa che ha visto il Pontefice spegnere le 20 candeline insieme ai giovani che si stanno preparando a portare la campagna Leaders for Peace alle Nazioni Unite. Questo ventennale della vostra associazione rinnovi lo slancio per diffondere nel mondo la vostra semplice e forte testimonianza, il vostro metodo, la vostra voglia di cambiamento, che partendo dalle relazioni pervade ogni aspetto della vita. Possiate contribuire ad abbattere i muri più alti, a costruire ponti e a spazzare via i confini invalicabili. Retaggio di un mondo che sta finendo. Avete superato le barriere più dure, quelle interne a ciascuno di voi, dissolvendo l'inganno del nemico, e vi siete stupiti voi stessi quando avete riaperto i confini bloccati dalle guerre. Per favore, non perdete mai lo stupore e l'umiltà. Custoditi, cari giovani di Rondine, la fiducia che avete maturato tra voi e trasformatela in un compito generoso di servizio al bene comune.